lungo viaggio dalle tenebre alla luce. Ho attraversato dubbi e terre desolate, seguendo traiettorie sconosciute, perdendo la mia essenza chissà dove. La vetta è solo l'altra faccia dell'abisso. Per sprofondarci dentro basta solo un passo, ma quando ero sul punto di precipitare, mi camminavi accanto senza far rumore. Dio si è comunicato a noi non per mezzo di dottrine sublimi che solo i dotti potevano capire. Si è comunicato con una vita di uomo. Pensate, un corpo diventa il luogo della rivelazione di Dio. Un corpo lo possono leggere tutti. È un libro che possono capire tutti. Dovremmo ricordarlo anche noi. Con le parole possiamo ampiamente imbrogliare, mentire. Il corpo raramente sa mentire. Se lo guardi attentamente, racconta. Così la carne di Gesù, il vissuto della sua vita, il suo corpo, sono diventati racconto per questa incredibile, luminosa unione tra corpo e verbo. Perdonate se mi esprimo così, voi mi capite. Non ci hanno forse raccontato di Dio i suoi piedi, lui che camminava senza sosta come lo bruciasse una passione per tutti e per tutto? Non ci ha forse raccontato di Dio la sua voce, che apriva sogni agli emarginati e incupiva gli uomini dell'ipocrisia e della meschinità? Non ci hanno raccontato di Dio le sue mani, che accarezzavano i bambini, sollevavano i paralitici, spalmavano di fango rigeneratore gli occhi dei ciechi, spezzavano il pane? Non ci ha raccontato di Dio la sua sensibilità, che si sentiva sorpresa anche dal gesto timido della donna che gli aveva toccato il mantello o della donna che lo stava profumando? Non ci hanno raccontato di Dio i banchetti con pubblicani e peccatori che facevano festa a un rabbì che non aveva chiuso con loro. Non ci ha raccontato di Dio quel corpo senza più sangue, donato tutto sulla croce. Mi rimane la domanda. Raccontano Dio le mie mani, i miei piedi, la mia voce, la mia sensibilità, il mio vissuto, la mia quotidianità? Come non pregare perché questo avvenga? Vorrei aggiungere che nel libro dei Proverbi la sapienza canta la sua presenza come architetto accanto al Dio creatore, anche con immagini di festa, fino a dire: giocavo, ero la sua delizia ogni giorno, giocavo davanti a lui ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Il gioco, la danza, pensate. Quando mai ce ne hanno parlato? Dio non è un Dio pesante, non immagina e non disegna il futuro nella pesantezza. Pesanti, pesanti e insopportabili siamo a volte o spesso noi uomini cosiddetti religiosi, ma se lo siamo è perché non siamo abbastanza religiosi. Gesù viene nella casa dell'umanità per salvare l'amore, la gioia, la festa, la danza. Io ho imparato a riconoscerti ovunque, senza riuscire ad afferrarti mai. E ho capito che non c'è distanza né separazione. Forse può sembrare molto strano parlare del Dio della festa in questo momento storico che stiamo vivendo, dove i segni di festa, le tracce sono molto poche, quasi assenti, e se ci sono, almeno in questo periodo natalizio, sono i segni di festa del mercato, di gente, vetrine, luci per attirare, per far comprare e vendere.
Eppure in mezzo a queste evidenti contraddizioni della nostra realtà umana, questo desiderio di festa è sotteso nell'universo. È come se noi e se tutti i popoli attendessero sempre il momento giusto, opportuno, per fare festa. E questo particolare mistero che stiamo per celebrare, di cui facciamo memoria intensa tutti gli anni, ci invita a leggere il desiderio che Dio ha avuto di far festa con noi. Cioè, questo desiderio è un desiderio divino. L'infinito desiderio di Dio è stato quello di rimettere il mondo in festa. Non tanto tutto quello che noi diciamo, il peccato, eccetera, ma il desiderio di Dio è stato da sempre, lo annunciava già con i profeti, di rimettere il mondo in festa, di ridare all'umanità, al popolo, a tutto l'ecosistema, motivo di festa. Allora, l'etimologia di questa parola festa risale al latino festum o dies festus, cioè giorno di festa, ed è molto bello perché questo dies festus indicava un giorno di gioia pubblica, un giubilo fatto insieme, per cui la festa è un evento gioioso, comunitario o quantomeno da condividere con gli altri, come se percepissimo che dire la parola festa senza volerla condividere e partecipare con gli altri non sarebbe nemmeno una festa. Cioè, la festa anche nella sua radice etimologica esiste perché è condivisa con altri. Allora io direi anche che il sinonimo di festa è gioia. E la gioia è interessante perché in sanscrito, cioè nella lingua madre delle nostre lingue indoeuropee, la sua radice proviene da un verbo che in sanscrito significa unire o legare. Quindi anche lì penso che sia questo ciò che dobbiamo celebrare, no? La possibilità data all'umanità di stare insieme, questo desiderio si avvera, si fa carne, prende corpo in questa realtà. Ed è come se la terra, in quanto ecosistema, ogni elemento della nostra vita aspettasse sempre qualche riscatto, e questo riscatto diventa motivo di festa, la pioggia, il sole, la neve, come se noi, anche noi, confusi esseri umani, aspettassimo qualcosa, e ciò che aspettiamo appunto è la festa. Un tempo quindi differente, pensate cosa significa quotidianamente e per noi nella vita, nella nostra esperienza, essere invitati a una festa è motivo di grande cambiamento. Si cerca il vestito più bello, ci si prepara, c'è già una prefesta in questo invito, no? Per cui è la festa ci indica, o il Dio della festa non ci indica una festa per me, qualcosa di individualista, qualcosa che mi può accadere solo a me, che io aspetto solo per me. Ma questa è la grande sfida per l'umanità, che questo sogno di Dio festa e del Dio della festa è per tutti. E quindi dobbiamo metterci in movimento. Diremmo che la festa oggi è il nostro senso etico,
fare festa, essere donne e uomini che fanno di tutto per ricreare questa festa. E questa festa è relazione. Ora, in questo periodo, noi celebriamo questa grande relazione tra Dio e il nostro corpo, i nostri corpi, la materia, le nostre cellule, ogni elemento di questa creazione. Per cui dovremmo davvero augurarci buona festa, ma nel senso di buona partecipazione alla ricerca di questa ritessitura di legami con tutto e con tutto. Un Dio bambino, un Dio che ci chiede carezze, calore, cibo, che ci chiede di essergli vicino. È bello pensare che ci chiede gesti concreti questo Dio, ci chiede cose pratiche e non filosofie, non teologie, ci chiede di cullarlo. Allora oggi davvero sentiamo questa festa di questo Dio così umano che viene tra di noi. Sentiamola e viviamola cercando di fare gesti concreti di amore. Nel lungo viaggio dalle tenebre alla luce, camminerai al mio fianco senza far rumore.